Cari amici di Sattina, a tutti nuovamente una buona domenica. Siamo arrivati alla 18ª domenica dell'anno C e vogliamo, come ogni settimana, aprire queste giornate con la riflessione sulla liturgia della parola tolta dal libro Nel cuore delle scritture. Di questo libro, oggi, vogliamo meditare a pagina 271. Come in ogni nostra video meditazione pubblicata in questo canale YouTube degli Amici di Sant'Ina, troverete il testo scritto allegato a questo video. Ascoltiamo. Dacci il pane che basta per oggi. Mi ricordo un pezzo di un vecchio diario che voglio riportare all'inizio di questa nostra meditazione. Era il 28 giugno 1997. Madre Teresa è giunta ieri a Roma. Questa mattina mi reco con alcuni amici in via Casilina numero 222, una delle case delle missionarie della Carità a Roma, per incontrarla. È la casa più grande, che comprende diverse comunità ed anche il noviziato. È molto presto, sono circa le 6, ma al piccolo e povero cancelletto vi sono già diverse persone che attendono di entrare per poter partecipare alla celebrazione eucaristica e salutare la madre. Due suore con il bianco sari bordato di blu vengono ad accogliermi e mi conducono alla sacrestia. Attraversando la chiesa, nell'ultimo posto, non più seduta sulle stuoie come tutte le sorelle, ma su una sedia a rotelle, la madre è già in preghiera. Neppure la malattia la distoglie dal pregare. Si è svegliata prestissimo e da quell'ora è in cappella per trascorrere parte delle 5 ore di preghiera che ogni giorno le suore di questa congregazione vivono. Dopo la messa inizia il nostro dialogo. 28 giugno 1997. Penso in questo momento a Madre Teresa di Calcutta, una donna che non aveva niente di tutto ciò che nel mondo conta. Eppure, al solo nome di questa donna fragile e intensa, gli uomini si muovevano per vederla, per ascoltarla, e tante donne, attratte dal suo esempio, scelgono ancora oggi di servire chi non ha e trovano lì la pienezza del proprio essere e il significato più profondo alla loro vita. Ma Madre Teresa, le sue suore e le folle che accorrono ad ascoltarla sono un segno visibile, oggi, dell'ansia dell'uomo che non può riporre la propria sicurezza nella realtà di questo mondo, ma solo in Dio. Un'ansia che le rinascenti crisi economiche, sociali, politiche acutizzano e che è destinata a diventare disperazione o speranza, vanità o fiducia. La risposta dipende da noi. Il Maestro ha parlato chiaro. Il Vangelo di oggi ha qualcosa da insegnare a questa nostra ansia appena accennata. Dacci il pane che basta per oggi. Ha detto Gesù nella sua preghiera, ed io, tu, noi, tendiamo sempre ad accumulare e a mettere da parte. È lo scontro di due modi di vita, di due progetti di uomo, quello di Cristo che vede tutte le cose al servizio e in funzione della persona, valide finché aiutano l'uomo a essere solamente, fraternamente uomo, inutili e dannose quando lo spingono a sentirsi un uomo potente ed arrivato. Caro mio, dice il ricco a se stesso,
Adesso hai tanti beni che bastano per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ce lo dice il Vangelo di Luca, oggi, al capitolo 12, il versetto 19. E se è vero che tutti oggi commiseriamo quel povero diavolo che dovette restituire la vita poche ore dopo aver fatto i suoi progetti, non so se quotidianamente tutti noi cristiani riusciremmo a vivere questa provvisorietà evangelica che è la salvezza del cuore. Proviamo a pensare alla Chiesa istituzione. C'è chi la vorrebbe ancorata all'epoca di splendore costantiniano e chi tanto spiritualizzante da essere di fatto inconsistente. C'è chi la desidererebbe impegnata esclusivamente nel sociale e chi no. Tutto questo per avere sicurezza, una propria sicurezza che nel cristiano non è meno blasfema di chi, non credendo, ripone la propria fiducia nel successo, nel denaro, nel piacere o nell'affetto. Perché l'unica sicurezza del cristiano non è un'istituzione destinata a finire, ma sono la Chiesa e Dio stesso. Se poi passiamo a confrontarci con i vari organismi in cui i cristiani hanno realizzato il proprio costruttivo impegno nel campo sociale, la nostalgia del tempo che fu diventa tesoro su cui ancorare la propria vita. Tesoro destinato a svalutarsi e a creare scontenti in casa nostra, se noi, ieri, oggi e sempre, non riponiamo la nostra fiducia solo nel Padre e nella sua Chiesa. Se si amerà il Padre, l'impegno nel concreto per i fratelli sarà più fecondo, ma anche più disponibile per cogliere, nelle loro ansie e nei travagli della storia, i segni della volontà di Dio. Non è libero chi ha e teme di perdere, ma chi è pronto a perdere tutto perché sa che tutto è fugace e solo Dio resta, e in Lui ancora la propria vita e le dà dimensioni di eternità. Pochi giorni prima di morire, improvvisamente, una giovane mamma di Madrid, anni fa, mi scriveva: che messaggio ti può lasciare una spagnola? Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, quien a Dios tiene, nada le falta. Santa Teresa de Jesús. Marta Medrano, 8 settembre 1994. Nulla ti turbi, nulla ti distragga, tutto passa, solo Dio resta. Queste parole si avverarono per la giovane ragazza dopo pochi giorni. E se si avverassero anche per te, tra pochi giorni o tra poche ore, tu saresti pronto a morire?